Vittoria Baldino, Movimento 5 Stelle, buongiorno, buongiorno. Ben trovato. Vedo anche Claudio Velardi, come sapete, grande analista. Buongiorno. Allora, il PD dice ripartiamo con slancio, le 5 Stelle lo sappiamo, non ci diciamo sempre le stesse cose, nelle amministrative fanno sempre fatica, diciamo che in questo hanno fatto parecchia fatica, in alcuni luoghi veramente hanno percentuali molto basse, però adesso c'è l'occasione di capire se quantomeno in maniera proprio, come dire, tecnica, no? Mettete insieme nei ballottaggi e provate a sfondare sulla destra nei ballottaggi importanti che ci sono. Sì, ma le amministrative non danno mai in realtà una fotografia reale di quello che è poi il panorama politico del paese, perché ci sono comuni anche dove il centrosinistra è al ballottaggio contro il centrosinistra, cioè ci sono dei comuni in cui la situazione politica oppure il centrosinistra, il PD ha vinto le elezioni in coalizioni civiche con la destra. Le fotografie delle amministrative, soprattutto quando si tratta di piccole realtà, sono molto a sé stanti e, come diceva credo Specchia prima, i cittadini votano la persona, non votano tanto nella lista civica né nel partito. Perché non siete riusciti a costruire un po' di classe dirigente sui territori, secondo lei? Qual è il difetto? Perché il nostro è principalmente un voto di opinione e perché facciamo effettivamente fatica a costruire sui territori una struttura effettivamente credibile e presente tutti i giorni, perché poi i cittadini che si trovano a votare alle amministrative hanno problemi, magari poi alle politiche, cioè le politiche ci sono state qualche mese fa e ci sono stati territori in cui il Movimento 5 Stelle, penso in Campania, penso in Calabria, penso in Sicilia o in Puglia, ha raggiunto picchi altissimi, addirittura del 40%. Magari sullo stesso territorio all'amministrativa invece il cittadino ha preferito che votare. Succede a questi ballottaggi? Riuscite a fare un accordo intelligente come fa la destra? Sì, ma noi sui territori siamo molto attenti al progetto politico, noi siamo molto lontani tendenzialmente dalle liste di destra, però sì, siamo molto attenti a quello che succede e tendenzialmente poi dipende da quello che accade. Io qui oggi non le posso dire no, andremo al ballottaggio, voteremo, cercheremo di indirizzare il nostro elettorato, perché poi il nostro elettorato non si fa indirizzare così facilmente sulle amministrative e ciascuno vota sulla base della persona e della capacità che riconosce la singola persona. Velardi, un uomo concreto, direbbe che se non vi date una mossa, diciamo, da questa parte del campo, la destra continua a vincere per default, diciamo. Ma questo è un monito che io accolgo volentieri, soprattutto sul piano nazionale ed europeo, perché non ci dimentichiamo che tra un anno ci saranno delle elezioni importantissime per tutta l'Europa, perché se un certo tipo di conservatorismo avrà la meglio su un'alleanza invece progressista in molti paesi europei, sarà quindi un problema. Quindi insomma lei dice cominciamo anche a ragionare rispetto, sul futuro insieme. Mi anche sembra rispetto a quello che stiamo vedendo, perché quando poi parliamo di tutela dell'ambiente, di rischio idrogeologico, di erosione, del 94% dei comuni italiani che sono a rischio idrogeologico, non possiamo pretendere che il sindaco mandi l'alert e quindi salvi i suoi cittadini se poi non abbiamo una strategia europea addirittura di tutela dell'ambiente. Perché invece la politica batte un colpo, ci sarà nel pomeriggio un CDM per misure di emergenza per l'Emilia Romagna, per le zone colpite da questa alluvione. Caro Claudio Velardi, ieri qui Renzi da me era scatenato sul fatto che Conte è praticamente il vero alleato della Meloni, dall'opposizione, le fa la sponda, ne ha dette di tutti i colori, come la chiama, il Giuseppe Contismo. Che poi ha votato il suo membro all'interno del CDA della RAI, il membro di riferimento di Renzi, ha votato a favore dell'amministratore delegato. Sì, dell'amministratore delegato, quindi di cosa stiamo parlando? Cioè questa è una spregiudicatezza senza pari, l'abilità di riuscire a dire tutto il contrario di tutto senza avere nulla da temere, perché tanto ormai non se lo fila più nessuno, quindi può dire tutto quello che vuole. Il vostro membro CDA è d'accordo con l'amministratore delegato, hanno trovato un patto e si è astenuto, però sottoscrivendo praticamente il piano industriale che deve arrivare, quindi non è, i 5 Stelle sono dalla parte di Roberto Seggio, da quello che mi risulta, si informi anche. No, io sto dicendo che Renzi ha votato
a favore. Il 5 Stelle si è astenuto. Renzi ha votato a favore. Quindi non capisco votato perché Renzi viene qui a dire che il 5 Stelle fa accordi quando il primo che fa accordi è lui. E lo abbiamo visto anche perché specchia. Se lei guarda i voti, ieri, una cosa che interessa a tutti i cittadini. Una cosa che interessa a tutti i cittadini, ieri si è votato il decreto Ponte sullo Stretto. Il partito di Renzi e di Calenda hanno votato con la maggioranza, hanno votato a favore del Ponte sullo Stretto. Quindi chi fa accordi con la maggioranza, chi vota sulla giustizia, sul ponte, su tante altre cose, sempre con la maggioranza, è Renzi e Calenda. Velardi. No, diciamo, in sintesi, nessuno ha voglia di attraversare il deserto dell'opposizione per conquistare poi la meta del governo. Per riconquistarlo il governo bisogna attraversare il deserto, non c'è niente da fare. Questo non ha nessuna voglia di farlo Conte perché deve piazzare un sacco dei suoi, perché Conte aveva un esercito molto importante, imponente, e adesso non è che può lasciare a terra quelli che non hanno più posto. Sono dei ruoli di garanzia che spettano alle opposizioni. Ti chiedo scusa, per me vale per tutti il discorso.